Io ho ripreso la mia interpretazione delle fotografie, quindi può essere errata, non lo dimostra che è errata. Allora, le cose su cui Federiali si incazza sono assolutamente il fatto che io ho ripreso. Ho ripreso dalla biografia di Schwarz, che è pubblicato, insomma, quindi un documento che può anche essere falso, può contenere cose, e ho al tempo stesso, dato che Federiali mi ha dato, infatti l'ho scritto, dove dà la versione di come sono andati i fatti, ho citato entrambe le cose, cioè sia l'affermazione di Schwarz sia l'affermazione di Federiali. Ora, il problema è effettivamente è che io ho dato una lettura dalla parte di Pasolini, non dalla parte di Federiali, cioè il mio tipo di lavoro è questo, quindi non ho fatto un lavoro sulla fotografia di Federiali, che è un'altra cosa, a combaciare e avvicinarsi al lavoro di Pasolini. Poi il lavoro che Federiali ha fatto sui nudi maschili nel corso della sua carriera fotografa è un'altra cosa. Io sono entrato in quel terreno lì, dopodiché posso aver detto delle cose che possono essere vere o non vere, però è un lavoro di interpretativo. Ho riportato le cose di Sparta e le ho messe a fianco alle cose di Federiali. Da questo punto di vista, io non ho, quindi non mi sento nessuna responsabilità. Questo testo era stato scritto inizialmente in una versione diversa, leggermente diversa, per delle fotografie di Federiali, e sta Federiali per rifiutare. Dato che io comunque faccio questo lavoro saggistico, ho ritenuto di inserirlo in questo volume, insomma, di fare questa lettura. Quindi la natura del problema nasce lì. Dopodiché c'è un problema Federiali, direi che è più complesso, non so se io sono in grado di trattarlo nella sua complessità, però a me pare comunque, adesso lui diceva la regia di Federiali non è di Pasolini, certo che effettivamente comunque di fronte a Pasolini, no, sì, ma c'è qualcosa di... Tanto Pasolini è come di una grande fiamma presso cui tutte le farfalle che vanno rischiano comunque di bruciarsi. Questo è un fatto, vale anche per il mio lavoro, intendo dire. Vale, cioè, non è un autore non chiuso da un certo punto di vista, l'abbiamo detto stasera, nonostante che siamo in un'epoca dopo Pasolini, quindi resta questo problema di farfalle che possono bruciarsi le ali. Perché probabilmente Federiali non ha avuto, rispetto a questo lavoro, questa è probabilmente la ragione per cui è così infuriato e continua a esserlo, non solo con me, comunque con tutte le persone che toccano il suo lavoro, non ha avuto quello che lui riteneva. Io credo, nel mio testo, leggetelo, se non l'avete letto poi mi direte di aver toccato comunque un punto importante, che non è tutto il lavoro, come dire, non è la definizione totale del lavoro Federiali, ma un punto importante in cui i due sguardi si avvicinano. Scusate, aggiungo soltanto una cosa, le due cose non si escludono affatto, cioè il fatto, anche se fosse vero che non è stato Pasolini a volere la duplicazione esatta della sequenza, diciamo, ma è stato Federiali che per ragioni di luce ha chiesto che venisse ripetuta di giorno una sequenza che era stata fatta di notte, però il fatto che Pasolini ci abbia tenuto a ripetere effettivamente questa sequenza nello stesso modo, quando a un certo punto c'è Pasolini che disegna per terra un profilo, anche nella sequenza successiva disegna lo stesso profilo che è il profilo del suo maestro Longhi. Evidentemente questo non può essere stato deciso da Federiali, è evidente che è stato deciso da Pasolini quale disegno fare sul foglio, perché questo non compare quasi nella fotografia. Quindi anche se, diciamo, la decisione di ripetere la sequenza fosse stata di Federiali, quanto Pasolini tenesse alla sequenza è del tutto confermato dal fatto che lui l'ha ripetuta esattamente nello stesso modo. Perché è stato un fatto un po' combattente, che quindi rimane noi. Certo, ma comunque, insomma, è stata una tesi anche espressa con forza, però insomma, adesso si è capito. Io volevo dire al dottor Bertoliti, sono Luca Pagni, confermo che lei nel libro ammira le immagini di Pasolini, vede Pasolini che si rispecchia in Federiali, Federiali che si rispecchia in Pasolini.
per dirlo in modo icastico, le scrive: il voyeurismo di Pasolini su se stesso è trapassato nelle fotografie di Pedreali, che ne risulta il perfetto interprete, il solo. Questo qui va benissimo, però lei in almeno 3 o 4 passaggi del libro cita situazioni che definirei private, intime, di Pedreali, che secondo me non servono a raccontare la verità che lei vuole raccontare nel suo libro. E alla fine di queste sue citazioni scrive, e qui gliene posso dare adito da una parte, ma da quell'altra gliene faccio una colpa, perché vuol dire che quello che lei scrive era preventivato. Lei scrive: Pedreali ha smentito questo, Pedreali ha smentito quell'altro, Pedreali non era d'accordo con Svart. Allora, come chiedeva Pedreali, perché non l'ha convocato, perché non ha chiesto a lui nell'estate del 2010, quando ha iniziato a lavorare sul libro, o quando forse stava anche a Roma per vedere le immagini del Pedreali, che cosa ne pensasse lui di tutta questa storia? E magari poteva intervistarlo, poteva parlare con lui, visto che Ugo Mulas è morto e lei parla anche di Ugo Mulas, almeno Pedreali forse lo poteva interpellare. Grazie. La risposta l'ha già data lei, cioè io ho riportato sia le cose di Svart sia le cose che Pedreali ha detto che non sono vere. Cioè, voglio dire, questo è, per me è legittimo, cioè il lavoro critico può anche essere questo, esattamente. Fa un'affermazione e Pedreali la nega. Volete cancellare, togliete dalle pagine di Svart tutte le cose che danno fastidio, si toglieranno, cioè, voglio dire, questo è un problema che riguarda Pedreali, non chi fa... Mi perdoni, è vero che lei ha scritto Svart e dice questo e Pedreali smentisce, però perché non mette la versione di Pedreali, ma mette solo quella di Svart? Parlate insieme, perché non riusciamo a sentire entrambi. Non abbiamo scritto nulla. Non abbiamo sentito lei. Come può dire che le cose non sono vere? Io sono un lavoro di giornalista, anche le sentite tutte le due parti. Ma io non sono un giornalista. Ma non sono un giornalista, ho messo due tesi diverse e opposte. Ma cos'è questo discorso dello scienziato? Ma cosa diciamo? Io non sono un giornalista, ho messo delle versioni differenti. Allora questo dovremmo cancellare per la vita di tutti, per la vita di Pasolini, ma non solo, per la vita di Calvino, di Sciascia. Dovremmo cancellare queste cose quando emergono. Perché deve fare un'errata? Per quale ragione? Per quale ragione deve essere censurata? La denigrante sul libro. Faccia causa. Questa è la ragione. Scusate, però io non capisco una cosa. È stato dato atto che Bertolini ha riportato la versione di Svart. Ha anche detto, nello stessa pagina, ma per di quella versione. E dice che non è vero. Quindi voglio dire, da due versioni possibili e opta per quella di Svart. Non mi sembra una cosa così. Mi perdoni, nella chiave di lettura del libro che sta nelle ultime pagine, voi scrivete le notizie circa l'incontro con Pasolini e Pedreali sono desunte, quindi non sono reali. Lei le ha desunte dal libro di Bart David Schwartz, che evidentemente ha fatto un minestrone di quello che succedeva a Sabaudia, a Chia o a Torino o a Roma, e ha mischiato le carte, e lei non le ha sapute rimettere in ordine da storico quale potrebbe essere. E dopodiché scrive: non sempre ritenuto attendibile da Pedreali stesso, punto. Però non dà la versione di Pedreali, dà solo quella di Svart. È per questo che le chiediamo, perché non ha interpellato il Pedreali. Non è possibile credere a Svart e non a Pedreali, bisogna credere per forza a Pedreali. Ma perché uno non lo interpella? Dice che ha utilizzato un suo dattilo scritto, quindi è un testo che Pedreali ha messo a disposizione, quindi è la voce di Pedreali che lui cita. Dopodiché quella versione, secondo la sua ricostruzione, è meno fedeltica dell'altra. Può aver sbagliato, voi potete capire un'altra versione, ma lui può essere... La citazione di Svart è fedele, quella di Pedreali è vaga. Non mi pare questo, semplicemente si sta dicendo che una versione viene adottata dall'autore del saggio e l'altra al contrario. In genere l'autore del saggio cita la versione dei fatti che è riportata in un modo che consente al suo ragionamento di essere
economicamente valido e opportuno per arrivare a una conclusione. In questo caso si dà anche atto che c'è il diretto interessato che la pensa diversamente. Quindi mi sembra che dal punto di vista della correttezza deontologica, se questo è un argomento interessante, tutto sia stato fatto come va fatto. Dopodiché le persone presenti, essendo legate al lavoro di Petriale, immagino, e alla sua versione dei fatti, preferiranno un'altra versione dei fatti, non ci vedo nulla di male. Ciascuno la pensa come crede, o no. Mi scusi, ma Pasolini è un personaggio pubblico, quindi che sia omosessuale, che abbia fatto outing della propria omosessualità o che comunque sia, si sappia che è omosessuale, è giusto dirlo. Dundino Petriali, che è un soggetto privato, l'omosessualità e quindi la propria... sì, appunto, la propria sessualità è un dato ipersensibile che non dovrebbe essere toccato. Allora, a che pro dire che Petriali era gay? Cioè, che vantaggio ha nel suo libro? Che cosa c'entra nella storia di Pasolini? No, ma io questo vorrei sapere. A cosa giova nella scrittura del libro e nella lettura del libro sapere che un privato cittadino è omosessuale o meno? Lei pensa che non sia interessante quando si parla di doppio sguardo, di sguardo che si assomiglia, che addirittura appunto può ingenerarsi l'equivoco sul fatto che la ricostruzione, la messa in scena di quella famosa seduta fotografica sia stata frutto del ragionamento di Pasolini oppure di Petriali? Non ha nessun significato il fatto che entrambi fossero omosessuali? Secondo me invece ha un suo significato, ha una sua rilevanza, che poi questo sia un dato non conosciuto, non lo apprende. Il proprio camminando ha fatto varie volte, non è una cosa segreta, cioè, lo ha detto lui molte volte.